Un vero e proprio boom di visitatori, una vera e propria gara di solidarietà. E per le tantissime richieste di poterlo visitare, il presente animato della via Montesanto di Alcamo, realizzato dal poliziotto Antonio Federico, rimarrà in funzione sino a mercoledì 8 febbraio. Una vera e propria opera d'arte che occupa un garage, una vera e propria opera d'arte, quel presepe animato che racconta la vita quotidiana di una comunità fatta di lavoro manuale con tanti animali come il gregge di pecore che belano, con al centro il presepe con Gesù Bambino e con tutto ciò che ricorda la natività. Tantissime mini statuine che si muovono con perfetto sincronismo per raccontare, dal sorgere del sole sino al tramonto e alla quiete della notte, la vita di una comunità. Un lavoro per la costruzione del presepe, fatto da Antonio Federico, durato quasi un anno e realizzato con cura anche nei minimi particolari. Oltre 1200 le persone che hanno visitato sino ad oggi il presepe della via Montesanto. Ognuno ha portato qualche dono, niente soldi, ma generi alimentari o di prima necessità che la famiglia Federico ha distribuito alle parrocchie di Sant'Oliva, Cappuccini, Gesù Cristo Redentore, Santa Maria, alle Clarisse di Corso dei Mille e all'IPAB San Pietro, doni che a loro volta sono stati distribuiti a bisognosi che conoscono le varie parrocchie. Un importante gesto di solidarietà per alleviare i disagi in un momento di grave crisi economica. Le visite al presepe testimoniano quanto bambini, uomini e donne sono legate alle nostre tradizioni del Natale, che vanno difese, vanno tutelate e debbono essere rispettate anche da coloro i quali praticano altre fedi. Chi è venuto da altri stati e abita in Italia deve, lo ribadiamo, rispettare i luoghi che li ospitano con le proprie culture e tradizioni. È una bella tradizione il presepe. Quello della famiglia Federico ha suscitato unanime consenso e grande partecipazione, tanto che le richieste di visite continuano a pervenire al 340 25 68 566 anche da persone che abitano in comuni vicini ad Alcamo come Castellammare, Partenico, Saleme, Clatafimi Segesta. Il presepe è stato ammirato anche da numerose scolaresche e lo si può visitare sino al prossimo 8 febbraio.